andiamo da questo lato e vediamo se nasconde qualcosa di interessante. Ad esempio, qui c'è una barca. Però non posso usarla per ora, va bene? Non importa. Ecco fatto. Di qua. Sì, adesso arrivo, papà. Scusami, ho solo il singhiozzo. Vediamo prima di qua se c'è qualcosa. Calmi. Insetti schifosi. Non ho visto. Piccolo chef, grande cucina. Sollevamento pesi. Solleva il peso della bilancia così che Git possa spostarla. Recupera chiavi. Porta le chiavi e le linguini in cucina. Cimici e altolocate. Usa la palla per eliminare gli insetti dagli scaffali. Alla ricerca della calamita. Trova una calamita nella città delle luci per portarla, per poterla usare durante il furto. Peperoncino per valvole. Trova tre valvole per la fogna. Vuoi accedere a piccolo chef, grande cucina? Certo. Siamo qui per quello. Ed ecco qua la cucina, cuore ed essenza del mio ristorante. Ma quei coltelli! Il reparto dolci. Quella è la zona lavapiatti. I fornelli. Ma c'è un granchio! Vogliamo e grigliamo le nostre creazioni alla perfezione. Segue l'area canapè, dove si fanno le zuppe. Ok. La cella frigorifera, dove si tengono gli ingredienti più pregiati. Certo. Sei pronto a esplorare la cucina più famosa di tutta Parigi? Minchia, non vedevo l'ora. Hai sempre detto che chiunque è in grado di cucinare. Stiamo per scoprire se è vero. E il problema è che no, non è vero. Finalmente allora. Cucinerò nella cucina di gusto. E io ho paura di sto granchio. Ok, posso stordirlo perlomeno. C'è veramente da perdersi qua, eh. Ma io ho paura più che altro. Ho paura di tutta sta gente che gira qua attorno. Ho veramente paura che dobbiamo poi scappare per evitarli tutti. Grazie delle tre monete nascoste. Allora, dobbiamo uccidere queste formiche un attimo. Ma è grande. Va bene tutto. Ma un controllino sanitario io per tutti sti granchi che girano lo farei, eh. Fantastico. Anche per le formiche, sai, non è che è proprio il massimo. Fantastico. Della sicurezza avere uno la minestra buttata qui sul tavolo a caso e le formiche due che gli girano sopra. Allora, con calma. Eccoci qua. Io tra l'altro sto girando totalmente a caso perché non ho idea in questo... Aspetta, la moneta. Non ho idea di dove devo andare in questo momento. Ok. Tipo qua. Cioè in teoria mi serve per andare da quel lato, ma è comunque lontano. Eh no, mi fa... È un'idea del cazzo saltare lì. Non so perché ci è servito. Te buono. Ecco qua, allora. Ah, tra l'altro questo era anche blu, potevo arrampicarmi. So che non si nota, ma è sottilissima la linea blu. Io non so veramente come un bambino poteva vedere certe cose. Non le vedo neanch'io, pensa. Allora, ecco qua, con calma. Io intanto... sto girando totalmente a caso. Ok, un obiettivo là sotto. Altri obiettivi? È assolutamente... Scusami. Necessario? È una corrente d'aria quella? Credo di sì. Credo sia una corrente d'aria, ma... Ok, ci arrivo. Ci arrivo e, non... e lui non mi ha visto perché è basso. Oh, calmo. Allora. Allora, aspetta. Prima di tutto. Prima di tutto. Ecco fatto, allora. Non ci arriverò mai. Non le vedo le correnti d'aria. Sono troppo... Hanno aumentato troppo l'opacità e non si vede una slecca proprio. Non si vede una slecca. Dannazione. Allora, calma, calma, calma. Calma, calma. Allora, prendi questa moneta. Ributtati nella corrente d'aria. L'abbiamo mancata di nuovo. Allora,
Sta zona qui volante mi sta già sulle balle. Ecco qua, minigioco sbloccato. Ci arriveremo? Sì, penso di non avere... No, e dai. Scendiamo ancora un po'. Ecco, fatto. E finalmente siamo arrivati dall'altra parte. Oh, dolci imprese, vuoi accedere? Vabbè, siamo già qui, facciamolo. Evita le torte che cadono fino allo scadere del tempo. Dobbiamo sopravvivere per un minuto. Ok, già capito l'andazzo di sto minigioco. Piu, 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 piu. È che non lo sapevo. No, beh, che show! Perché mi sono buttato io lì? Ero convinto di essere al sicuro. Vabbè, rieccoci qua dove siamo morti. Per fortuna poi il pattern non è cambiato per un cavolo. A livello di minigioco è molto più semplice questo rispetto a quello dell'altra volta. Ora due nel centro, due di lato. Ecco fatto. E abbiamo ottenuto... Finito! Il formaggio. Buono il formaggio svizzero. Allora, se vado di qua, dove finisco? Bella domanda. Tra l'altro qui non siamo dove l'altra volta... Sì, è dove abbiamo fatto la missione l'altra volta, no? Quella con Linguini, che l'abbiamo aiutato a fare la zuppa. Remy, perché continui a fare destra e sinistra a cacchio di cane? Allora, calmati. Allora, prima di tutto... Perché? Perché? La telecamera. Allora, con calma. Siamo di nuovo qui. Abbiamo di nuovo un ombrellino. Io ti direi di... È assolutamente necessario? Le correnti d'aria sono scomparse o sbaglio? Comunque, stavo dicendo, io punterei alla cella frigorifera... Sì, le correnti d'aria non ci sono più. Allora, puntiamo alla cella frigorifera. Ecco, fatto. Il punto è che ho paura... Ah no, quello era un minigioco. Ok, qua sotto non ci posso passare. Qua c'è la prova tempo. Ok, non c'è nessuno. Vai, cimici altolocate. Trova una palla per usare il superare il detergente rovesciato. Ora ti trovi in una vera cucina, amico mio. Ricorda, attraversa i fili elettrificati. Schiaccia gli insetti sopra gli scaffali. La domanda dovrebbe essere: la cucina è pronta per me? Ma perché ci sono delle cozze? No, beh, non sono cozze, sono... Come si dice? Sono ostriche. Ma... Non ho nulla da dire. Non ho assolutamente nulla da dire. C'era un polipo. C'era un polipo dentro una tazzina che voleva menarci. Non ho nient'altro da aggiungere. Ok, io come faccio a passare? Trovo un modo per arrampicarti più in alto. Ah, ma aspetta! Ma porca miseria! Ogni tanto io vedo la striscia blu attorno, ma è talmente sottile che non si vede! Non si vede! Vai via! Maledetto! Ma... No, ok, le vongole, ecco cos'è che erano, non le cozze. Le vongole non le posso menare, questa è una salute. Non mi sembra una buona idea, Remy. Non vorrei dirtelo, sai? Ah, no, devo rifarmi tutto. Ok, no. Allora, ora ci sono in una vera cucina, questi qua piccolini. Ricorda, l'alta cucina non è cosa per pavidi. La domanda dovrebbe essere: la cucina è pronta per me? Certo. Stavo dicendo, ci sono quelle scossine piccoline che non ti fanno danno, ti fanno solo perdere la presa. Ti fanno solo perdere la presa. Quei molluschi non stanno facendo salti di gioia, fa attenzione. Ma va? Davvero? Chi l'avrebbe mai detto? E io che pensavo di dovermi mettere lì a saldargli sopra. E qua ora? Vabbè. Ecco, fatto.
Dobbiamo liberarci degli... Allora, a parte che questa è la cella frigorifera, giusto? Io, un controllino sanitario, sai, per il detergente buttato a terra, per i molluschi ancora vivi, per tutto... distruggi tutti gli sciami nella cella frigorifera. Quel formaggio buttato lì per sullo scaffale, oltre agli insetti che stanno girando a piede libero. Non vorrei aggiungere altro, sai? E io lo appoggerei qua. Dai, prendilo. Ok. Vorrei... Forse, sai, dopo aver giocato questo gioco, capisci forse perché il ristorante una stella l'ha persa. Ma magari anche due, sai. Controllino sanitario. Forse a fine film hanno fatto bene a chiuderlo il posto, Non vorrei... Aia. Ma porca... Sali. Oh, non vorrei aggiungere altro. Sai, forse... Fantastico. Non dovevano togliere solo una stella. Anche due. Anche proprio denunciare tutti quelli che lavoravano qui, perché... Sai com'è? Va bene magari avere i topi, perché... Sì. Ok, i topi girano. Ma tutti sti insetti nella cella frigorifera? Ti direi anche no. Beccati questo. Che stanno rubando tutte le provviste. Ci credo che poi... Boom, i ristoranti sono in crisi. Con tutta la roba che gli rubano sti insetti. Ecco, fatto. Quindi, fermo. Fermati. Porca puttana. Perché... Baby. Vieni qui. Vieni. Mancano solo loro due. Oh, e finalmente. Cibo, meraviglioso cibo. Oh, cimici altolocate, fatto. E siamo ritornati all'inizio del livello. Ora il punto è arrivare dall'altra parte, che è di là. Però secondo me se facciamo la missione qui a tempo ci fa arrivare direttamente dove dobbiamo, nonostante non la voglia fare. Anche perché ho paura che, nonostante tutto, poi comunque ci beccano. E intanto inseguo Gusto, che sicuramente da qualche parte ci porta. Poi, questa cucina c'ha una palla. Perché c'ha le palle... Fantastico! ...che girano. Tanto forse, appunto perché siamo nella missione a tempo, forse non ci notano proprio. Siamo appena passati davanti ai piedi di qualcuno e nessuno ha detto niente. Poi aspetta che... Già che siamo qui... Si sta allontanando troppo, Kazushiro! Aia! Ma neanche Dark Soul! Si sta allontanando troppo, Kazushiro! Neanche Dark Soul c'ha... C'ha ste trappole terribili coi coltelli così... Non riesco... Ecco, si sta allontanando troppo, Kazushiro! Calmati! Si sta allontanando troppo. Hai rotto le palle, Gusto, mamma mia. Stai rompendo le... Si sta allontanando troppo, Kazushiro. E niente, si è allontanato troppo. Hai perso la gara. E rieccoci di nuovo qua. E questa volta ce l'abbiamo fatta fare il salto. Ora... Io non ho idea di dove devo andare. Boh. Si sta allontanando troppo. Si sta allontanando troppo. Come faccio a raggiungerti se sono caduto? Probabilmente sto andando dalla parte giusta comunque. Nonostante tutto. Eccolo, infatti, guarda. Lo sapevo, Gusto, che sei uno stronzo. Lo sapevo che tanto andavi di qua. L'uomo con il pollice assassino che sembra Barney di I Met Your Mother. Dove devo andare? Aspetta, non ti vedo più. Gusto? Ah, minigioco sbloccato. Si sta allontanando troppo, Kazushiro. Se ti vedessi, il problema è quello, Gusto. Si sta allontanando troppo, Kazushiro. Si sta allontanando troppo, Kazushiro. Porca puttana. Gusto, io ti odio, sappilo. Dov'è? Non lo vedo. Eccolo là sopra, ma io come ci arrivo? Ma scusami, forse saltando sulla carta.
Esatto. Ecco fatto. Yeah! Madonna mia, io ti odio, gusto sappilo. Allora, una delle missioni è là sopra. Ci posso arrivare? Sì, perché c'è il panno lì dove appoggiarsi. Quindi se mi lancio di qua, dove finisco? Qua sopra, dove ci sono un sacco di monete. Calmati, Remy, calmati. Sì, però gioco anche tu, eh. Datti una regolata che... Allora, ecco, appunto. Allora, se vado di là c'è un altro minigioco e altri 4 amuleti. Che minigioco sarà? Bella domanda. Qua sotto c'è uno invece di quelli che dobbiamo fare di storia, che è proprio sotto di noi. Allora, facciamo così. Andiamo prima dall'altra parte, ci prendiamo gli amuleti e vediamo che gioco è quello. E vorrei evitare di morire perché, sinceramente, dopo aver fatto tutto il percorso insieme a Gusto, non mi va di rifarlo. Vediamo che gioco è. Dolci imprese, è quello che abbiamo appena fatto? Evita le torte che cadono fino allo scadere del tempo. Ah, ok. Ah, non posso neanche saltare. Oh, cacchio. Non posso neanche saltarci sopra, è giusto, perché sono torte. Va bene, e allora i primi due giri basta che stai fermo. Tac. Tac. Devi proprio aspettare che... Ecco qua, calmo che qua si cade. Devi proprio solo aspettare. Oh, ti dirò che comunque pochino pochino di difficoltà, magari questi tipi di minigiochi possono anche dartela, eh. Giusto pelo pelo. Non è nulla di impossibile, perché ogni singolo spazio ti fa vedere dove cadrà la torta successiva e ti dà abbastanza spazio per muoverti. Tipo qui adesso noi ci mettiamo in alto, ci spostiamo qua a destra. Ecco, questa potrebbe essere un pochino... Ecco, questa era filo filo più cattiva. Anche questa. Questa qui un po' di meno. Ok, mancano solo pochi secondi. Dai. No, perché cretino, ero convinto che era quello del mezzo, era quello sotto. Ci mancavano 10 secondi. Ecco fatto. Un po' più lontana, no? È stato facile. È burro quello, sì. Che culo. Ti giuro che pensavo che l'ultimo non l'avessimo preso. Quindi prendiamoci le monete. Di là c'è un ombrello, nel caso, perché sennò devo rifarmi tutto il percorso. Mi sa tanto di no, e mi sa tanto che dovrò rifarmi il percorso. Quindi prendiamo l'ombrellino e ci buttiamo sul carrellino. Calmo. Topo pazzo. Recupero chiavi, va bene. Porta il peperoncino dall'altra parte dei fornelli e distruggi il frullatore per distrarre lo chef. Sono il topo giusto per questo lavoro. Cioè, dobbiamo distruggere un macchinario che loro avranno anche pagato. Distogli l'attenzione di Skinner dalla sua chiave. Aiuta Linguini a cucinare e lui ti darà una mano a uscire dalla cucina con la chiave. Ok. Allora, come passo io? Ah, si disattivano uno dopo l'altro. Aia, aia. Più che altro riesco a capire che tempismi abbiano sti fornelli. Sono il topo giusto per questo lavoro. Vabbè, io intanto la prendo con più calma possibile. Quindi adesso si disattivano quelli e poi questo qua. Ecco fatto, con calma. Dai. Questo, questo e questi qua, perfetto. Perché? Uno, due, tre.
Io non ho idea di come ce l'ho fatta. Ti giuro che non ho proprio idea di come sono riuscito a passare. Oh no, il frullatore si è rotto. Remy, sarai in mezzo a degli umani. Eh sì, colpendolo col coltello ce la farei sicuramente. Immaginazione è il mio secondo nome. Eh sì. Ora aspetti. Ma in realtà ce la facevo. Oh, vai via. Disattivati. Ecco qua. Oi, vai via. Ma perché? Perché? Stupide formiche. Dov'è il mio peperoncino? Eh sì, e quando lo riprendo ora? Vabbè, per fortuna che ce n'è un altro lì. Andiamolo a prendere. No, non ho capito perché quella stupida formica è venuta a rompermi le balle a me. E come... come cacchio? Come passo ora? Aspettare che facciano il giro. Ecco fatto, uff. Ah, aspetta. Capito. Ecco, oh, che culo. Ti giuro che... ti giuro che non l'avevo capita. Attento, le superfici potrebbero essere scivolose. Va bene. Pum. Ehi, si è rotto un altro frullatore. Qualcuno venga a controllarlo, per favore. Ma che diavolo? Che cazzo è successo? E tanto non ci vede che siamo lì perché lui è basso, giustamente. Linguini, helpami a prendere la chiave. Se premi, hai sempre sognato di cucinare. Helpami. Ecco la tua grande occasione. Sì, sì, muoviti però. Insieme io e Linguini possiamo creare qualcosa che ti renderà fiero. Attento che non ti vedo. Quanto odio. Allora, Remy deve aiutare Linguini in cucina. Usa LR per controllare le mani di Linguini e gestire gli ingredienti. Ecco. Con i capelli così. Io non l'ho capito sto minigioco. Muovi entrambi le mani verso l'area designata. Premi L2 R2 per rilasciare gli ingredienti nella pentola. Ma insieme? La cucina è un luogo di lavoro, quindi dovrei agire velocemente. Ma attento, Remy, perché l'arte culinaria non ammette molti errori. Aia. Qualche sbaglio naturalmente è ammesso, ma ricorda che la qualità di un ristorante equivale alla qualità del cibo che serve. Per ogni errore commesso, Gusto perderà una stella. Minchia. Quindi avremo un massimo o di 4 errori o di 5. Se non riesci ad aiutare Linguini a cucinare entro il tempo limite o commette troppi errori, Linguini verrà licenziato. Pronti? Via. Spero che questa zuppa valga la pena. Oh. Sì, sì. Ah, ho capito, è una cagata. È una cavolata. Siamo una bella squadra, piccolo chef. Siamo una bella squadra, piccolo chef. Confesso che il mio cappello da fuoco nulla ci potrà fermare. Confesso che il mio cappello da fuoco nulla ci potrà fermare. Aia, e no, mi è caduto. Sì, sì, sei il miglior piccolo chef che ci sia. Certo. Siamo una bella squadra, piccolo chef. Io non capisco se sto facendo giusto oppure no, ti giuro. Adesso col mio cappello da fuoco nulla ci potrà fermare. Adesso col mio cappello da fuoco nulla ci potrà fermare. Ti giuro che non sto capendo se sto andando bene o no. Siamo una bella squadra. Ma come, abbiamo preso una stella? E raccolta la noce moscata. E vai. Ma scusa, ma perché abbiamo una stella e basta? Ah, forse perché era il primo stage, ok. Ho bisogno di te. Certo. Sì, sì. Sei il miglior piccolo chef che ci sia. Comunque in pratica questo minigioco è tutto sulla velocità. Devi riempire la barra e via. Siamo una bella squadra, piccolo chef. È una cavolata. Va bene, pensavo molto peggio. Vabbè, siamo che effettivamente squadra, era un gioco per bambini, Adesso con il mio cappello da fuoco nulla ci potrà fermare. Non mi aspettavo niente di niente di eccessivo, sincero, però. Fuoco nulla ci potrà fermare. Tanto alla fine, cioè, una volta che hai riempito la barra, chi se ne frega del resto, però. Se no, rimaniamo lì 30 secondi a guardare Linguini che si muove a caso. Siamo una bella squadra. Me mi prude il naso intanto che questo minigioco continua. Io tanto poi continuo che tanto non è che succede niente se rimaniamo fermi o se continuiamo, Anzi, se continuiamo almeno ha senso che giochiamo, no?
Ecco qui. Sotto il mio cappello da cuoco. Gusto. Abbiamo ottenuto il l'erba cipollina, ottimo. A me piace l'erba cipollina, è buonissima. Non troppa però, perché sennò poi sa troppo di cipollina. Fai in modo che nessuno ti veda. Via. Quindi, questo. Sì, sì. Questo, questo. Tanto la prima fase è sempre destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, sinistra, destra. Ah, stai andando bene, piccolo chef. Ah, ho capito. Scusami, e c'hai ragione. C'hai ragione, a sto giro è stata colpa mia che sono stato troppo vanitoso e non ho guardato che li voleva tutti e due assieme. Ecco qua. Ok, dai che ce la facciamo. Sì, sì. Sei il miglior piccolo chef che ci sia. Ma dove vai, linguini? Siamo una bella squadra, piccolo chef. Sono stato troppo pieno di me. Ecco fatto. E abbiamo ottenuto i fagiolini. Non ce l'avrei fatta senza di te. Ottimo. Abbiamo una nuova missione? No, è il continuo della nostra. Grazie. Prendila. Ed eccoci arrivati. Boom, fantastico! Baby. Recupero chiavi completata. Ci manca solo una missione ora.